Buonasera! È venerdì 23 dicembre 2022. È arrivato anche quest'anno il Natale. Ce lo stiamo per levare. E questa è la nostra sigla. Sei natalizia. Benissimo, innanzitutto questa è la nostra ultima puntata del 2022. Siamo state proprio brave quest'anno. L'anno prossimo le contiamo. Complimenti, va bene, mi piace. In effetti non sappiamo a che numero siamo. È facile, che non ho tempo di guardare qua. Sì, tutto. Cioè dovresti rileggere tutto il tuo librettino e dirci quanto. Mio librettino preziosissimo. Tra qualche anno lo rivenderemo a un sacco di soldi. Secondo me ci facciamo i soldoni. Da qui partì Eribi. Vado. Tra 50 anni... Sì. Tra 50 anni sarò vecchia. No, sarei morta, io stavo dicendo. Però comunque lo rivedo. Vogliamo dirlo? Oggi è il mio non compleanno. E il tuo? Non compleanno. Perché? Perché oggi è il 23 dicembre. E quindi? Io sono nata il 23 giugno. E quindi? Quindi oggi compio X anni e mezzo. Tanti auguri. Mi guardano stupefatti al di là del vetro, però dalla regia dicono: ma questo cosa stai dicendo? Secondo me anche dall'altra parte. Quindi potrei camera. Dire che sono quasi vicina a quell'evento là. Ma non diciamolo, questi anta, non diciamolo. Scusate, evidentemente non sono ancora guarita. Esatto. Non fa niente. Bene, allora concludiamo in bellezza quest'anno con una bellissima posta del cuore. Tanti cuoricini sotto Natale. Sono matta. Fa troppo. Calma, calmiamoci, okay. Calmiamoci, mettiamoci. No, mettiamoci all'ascolto di chi ci chiede un consiglio. Ed è ovviamente, non poteva che non scriverci un ragazzo che, esatto, ha bisogno di un consiglio natalizio. Regalo quindi. Anch'io mi aspetto, perché inizia proprio: ciao Eribi, ciao MM, sono Giacomo e ho un pensiero fisso in questi giorni. Un dramma, aiutatemi voi. E quindi io ho detto, vabbè, sarà il regalo. E invece dice: la mia fidanzata, tra virgolette lo mette, mi ha invitato al pranzo di Natale. Ma qual è il problema? È che usciamo solo da qualche mese. Ci siamo conosciuti ad agosto e quindi io non mi sento ancora pronto a questo invito. Non gli ho ancora dato una risposta, sto cercando di perdere tempo, ma lei ovviamente continua a chiedermelo. È partita a cannone. Io sto bene con lei e conoscerci in questo periodo sotto Natale c'è anche una piacevole atmosfera tra di noi. Secondo voi che faccio? PS, buon Natale. Ciao Giacomo, allora, buon Natale. Giacomo, io ce l'ho servita sul piatto d'argento. Tu cosa direi? No, sì, allora no, io rispetto la sua volontà. Se lui si sente che è troppo, È troppo. Quindi ascolta la saggissima Eribi e dai tutta la colpa alla tua famiglia. Però quindi dici: guarda, la mia famiglia mi vuole per Natale e non posso fare altrimenti. Piuttosto mettila lì: guarda, al pranzo non riesco. Vengo nel pomeriggio. Esatto, vengo nel pomeriggio a portare, sai, bere il caffè, a portare un pensierino. Vi porto un panettone. Esatto, se comunque te la senti, hai voglia, perché da quel che sembra comunque vuol dire che la relazione sta andando bene. È solo che magari conoscersi da poco tempo c'è anche un po' questo imbarazzo. Io personalmente il primo Natale con mio marito non l'ho passato insieme. Beh, ma ci siamo conoscevate da agosto. Esatto, quindi da più o meno a dicembre, più o meno come voi. Ma lui preferito. Ti aveva invitato, tu l'avevi invitato? Può essere che io l'abbia invitato o lui mi abbia invitata, ma entrambi avevamo le famiglie che giustamente ancora non conoscevano
E quindi abbiamo detto, vabbè, fa niente. Sì, sempre, perché allora, questi, secondo me questi periodi comunque ti trasportano, le emozioni proprio vengono trasportate e sono, diciamo, all'ennesima potenza. Sì, sono un po' esagerati, quindi, in generale, esatto, nel bisogna bene. Essere un po', nel bene, nel bene, bisogna essere forse un po' più obiettivi e dire, va bene, ok, va. Ci vado un attimo coi piedi. Io andrei. Quindi col io darei caffè. Un po' la colpa alla famiglia. Esatto. Tanto poi se invece alla fine te la senti e dici, ma sai cosa? Ma io me vado a mangiare una lasagna. Esatto. Ma che chiedi il menù com'è, in base al menù. Ma anche chiedere in base al menù. Se c'è qualcosa che ti interessa, dice, ok, allora vedo. Ci sono. Ti fanno i cannelloni. Buoni i cannelloni. Buoni. Pensavo non ti piacesse. No, mangio tutto. Tutto. Bene, Giacomo, quindi noi ti facciamo tanti auguri. Tanti auguri a te, la tua fidanzata e a tutte le vostre famiglie. Esatto, a te famiglia. A te famiglia. Ciao. Bene, ciao. Quindi? Next! L'ultimo next dell'anno, Rizzi. Oh, ne abbiamo aiutati un po', eh? Chissà poi se con i nostri consigli sono andati sulla strada giusta. Io penso oppure abbiamo sempre combinato a quella cosa, danni. Quello della musica, della canzone. Non c'è più se la niente. Storia è andata avanti. Boh, chi può dirlo? Veramente, non mi ricordo come. Enrico. Enrico, bravo. Enrico, perché era Erika Enrico. Enrico. Enrico, facci sapere se. Ti aspettiamo con novità succulente nel 2023. Nuovo anno. Nuova storia. Nuova love story. Ma andiamo bene, avanti. Andiamo avanti, direi. Dai, sì. Facciamo il ti sblocca un ricordo. Vai, dai, dai. Sbloccaci sto ricordo. Senti che bella la musica. La nostra sigla dello sblocca ricordi. Cosa ci hai portato, Ribi? Cosa ci hai portato? Ti ho portato una cosa che si fa tendenzialmente a Natale. Ah, beh, siamo in tema. Quindi se magna, se beve. Se beve. Se magna beh, si vive bene. Prima la vecchia sigla era così di tre. È vero. Ma si gioca anche. Giusto. Quindi ti ho portato un gioco in scatola. Vai, ci gioco. Allora, posso ancora trovarlo prima di tutto? Assolutamente sì. Ok, quindi ci hai giocato sicuramente. Ci ho giocato. Però a me piaceva portarlo in auge di nuovo perché è un gioco che arriva dal 1980. Ah, caspita. Quindi vecchietto. Ha 42 anni, l'anno prossimo ne fa 43. Per quello ti chiedo se ancora ci posso trovare. E sai che gioco è? Dimmelo. Ma sono se pronta, io ti dico indovina chi, tu cosa mi dici? Indovina chi? Cosa ti Jockey and the Bee! Era la sigla di quella sigla, no. La reclame di quando ero bambina io. C'era indovina chi? Jockey and the Bee! Così tutto il tempo. Ecco, no, non ci sarei mai arrivata. Beh, io penso che ciascuno di noi abbia fatto almeno una partita indovina chi nella vita. Sì, ma per forza, ma sicuro, bellissimo, okay. Io la amo. È un gioco da tavolo, ovviamente. Vabbè, per bambini, ma non solo. Io ci giocherei volentierissimo adesso. Adesso. La prossima volta facciamo la puntata mentre giochiamo a indovina chi. Pubblicato originariamente nel 1980, come ti dicevo, con il nome Guess Who, in Inghilterra. E non l'abbiamo tradotto all'inizio? Secondo me sì, ma vabbè. Dici? Si gioca in due, ciascuno ha il proprio tabellone sul quale ci sono ben 24 figure che raffigurano i personaggi, che sono delle caricature, vengono fatte con delle caricature, che ciascuna contraddistingue da una peculiarità, gli quindi, occhiali, il cappello, chiaro, capelli rossi, scuro. Capelli biondi, sì, i colori, sì, colori, il rossetto. La cosa che mi ha sconvolto, che non mi sono mai veramente fermata a vedere, è che nel gioco originario ci sono ben 24 caselle. Ok. Queste 24 caselle sono composte da 19 maschi e 5 femmine. Cioè, quindi vabbè, se avevi disparità di genere a manetta, la femmina perdevi subito, cioè ti beccava subito. Sì, ma all'altro tempo se quello aveva tu vincevi subito. Ma e dici che adesso sono tornate allora, in equilibrio? Allora, in realtà no, perché il gioco effettivamente rimane su quella con quelle personaggi lì. Però sono hanno cambiati. Fatto dei giochi speciali. Ah, quindi beh, ad esempio, non so se la regia lo può far vedere, c'è quello di Harry Potter. Beh, dai, quello lo voglio. Poi c'è quello sulle donne importanti. Sai tipo, che dopo il 2018-2019 tipo Michelle Obama. No, c'è Frida Kahlo. Ah, ok, quindi donne che hanno fatto ok la storia, infatti. Bella, la amo Frida. Molto, infatti, molto bella. Se guardi la mia cover, infatti, la Frida. Frida, assolutamente. Bello, e quindi ci hai giocato un sacco di Natali, giocato un sacco di domeniche. E mi ha insegnato qualcosa. A te ti ha insegnato qualcosa? No. Io sono diventata fisionomista. Ah,
quindi ho giocato talmente tanto a questo gioco qua, adesso non te li saprei dire i personaggi ovviamente, certo, vabbè, però mi ricordavo che c'era quello calvo, che è Bill tra l'altro, il calvo. Vedi, Mac, tutti, pure i nomi ti ricordi, perché sì, mi ricordo avevano tutti comunque i nomi ancora tenuti. Susan, Maria, Anita, Annie, Claire, Friends. Scusa, salutiamo Anita dalla redazione che ci guarda. Che è un nome insolito. Richard, Peter, Sam, Paul, David, Max, Alex, Philip, Eric, Bernard, tutti Robert. Tutti ce li hai portati. Sì, Charles, Alfred, George, Joe, Bill, Tom e Herman. Grande. Ci tengo a dire che ricordo. Max assomiglia al mio vicino di casa. Ma dai. C'ha un uomo pieno di ricci con i baffi. Bellissimo. Sì. E quindi comunque certe volte i giochi ti danno anche comunque, ti diciamo, servono, ti per, servono la vita. Per poi sì, sì, per il futuro. Quindi giochiamo a Natale i giochi sì, da tavola. Sì, giocate, spaccatevi di qualsiasi Belli. Gioco. Giocate a tombola, nessuno più vi darà indietro questi anni. Ma il tuo gioco, di solito a Natale in casa tua cosa si gioca? C'è qualche... non giocano mai niente. No, giochiamo a scala 40. Infatti, le carte, ormai quando poi cresci più le carte. Da noi si gioca a burraco. E se giochi contro mia zia succede di tutto, cioè cose che saltano, volano piatti, si rompono sedie, si no, noi tendenzialmente no, adesso devo dire la verità che quest'anno vorrei sperimentare a giocare alla Wii. Alla Wii, alla Wii, alla Switch, tipo al bowling. Vabbè, insomma, dai, comunque per giochi innovativi, una cosina diversa, un po' così tecnologici, sono cambiati i tempi. Ma andiamo avanti, next anche qua. Ma che belli questi Christmas, che ricordi a tema natalizi poi. Ti è piaciuto? Sì, e ho voglia di giocarci. Anch'io tantissimo. Sì, sì. Compriamocelo, compriamocelo, va bene. Mia mamma mi ha ripresa perché gli ho detto mamma non ce l'ho più questo gioco. Mi ha detto no. Perché? Ne hai uno in montagna che si aveva chiuso. Potevamo andarlo a prendere. Tanto no, dietro l'angolo. No. Ma bene, avanti. Andiamo avanti con la prossima rubrichetta. Che sono gli sgami di MM. Allora, io vi porto oggi diciamo uno sgamo molto semplice, non potevo che portare qualcosa di natalizio, vabbè, o sbaglio, ovvio, cioè, ovvio. Siamo al tema Natale. Ma sei andata a vedere la pina? L'albero di Natale in Piazza del certo, Duomo. Io non posso... ancora. No, è bello, vallo a vedere, tutto rosa, carino. Bello, sì, è carino. Tutto rosa. Anche quello in galleria, ti dirò. È sempre Swarovski. Di Swarovski, sì, però quest'anno è più carino, secondo me, rispetto all'anno scorso, molto più carino. Perché c'è sempre un sacco di gente, state a casa. Però è bello comunque così. Ma infatti, a proposito di Natale, poi se... Allora, volete fare un bel regalo milanese, quindi adesso tutti quanti stasera partiranno, anch'io tra poco sono lì che la mia macchina è già pronta, piena di regali, buste, bustine, carichissime, e nel mio bagagliaio cosa non manca? Il panettone di Cova. Che sosa! L'ho preso. L'hai preso? L'ho preso. Quindi... pagato. Cioè, ho dovuto vedere un rene. Ma quindi te ne vai in Piemonte. In Piemonte. Nella terra della Galup. Esatto. A portare un panettone di Cova. Sì. Devo fare la figa. Lo so, però ragazzi, per fare i fighi compriamo il panettone della Galup. Della Galup. Guarda che la Galup, senti, non sai ne che ho mangiato uno in settimana. Ma dai. Wow. Buono, vero? Secondo me la Galup batte Cova. Sì. Ce lo saprai dire. Sì, sì, sì. Ah, faremo scusa, non quelli... possiamo andare avanti così tanto a dire Cova, siamo... scusate, avete ragione. Vabbè, comunque. Consigli per gli acquisti. Panettone, okay. Se siete fuori dalla regione, portate il panettone. Il panettone, ok. Abbiamo fatto troppa pubblicità. Vabbè, fa niente, se volete mandarcelo noi siamo qua comunque. Esatto. Andiamo avanti. Andiamo avanti, prossima rubrichetta. L'ultima volta, gli eventi della settimana a cui io non andrei. Vai. Ovviamente per l'ultima volta nel 2022. Quest'anno, perché secondo me da gennaio partiranno un sacco di nuovi eventi alla stragrande. Io ho visto già qualcuno molto interessante, tra l'altro. Va bene, va bene, va bene. Hai seguito X Factor? No. Vabbè, stasera ad Arci Bellezza ci sono gli Omini in concerto. Chi sono gli Omini? Gli Omini sono questi tre ragazzini, dove quello più grande c'ha 19 anni. Ah, per ragazzini, ragazzini. Vestiti con tutine bianche, Omini. Ah, carini. Che fanno un punk rock pazzesco. Sono bravi?
Sì, ma non però mi piacciono né i loro capelli. Perché che capelli? Mi piace. Vabbè. E poi vabbè, non ho molta simpatia per Fedez, ero nella squadra di Fedez. Quindi, quindi ciao, fine, niente, non si va stasera al concerto degli omini. Poi questa oggi, questa sera, conclude una 4 giorni di concerti itineranti in zona 8. Ma concerti di Natale, tipo quelli da film, che li vedi vicino davanti alle porte. Sì, io quando ero bambina facevo... Posso raccontare una chicca di quando ero bambina? Vai, raccontala. Allora, quando ero bambina io abitavo in un cortile, cosa più milanese del mondo. Abitavo in un cortile, mi piace. Cioè, la mia casa si affacciava in un cortile. Ogni tanto sotto Natale arrivava della musica suonata, era la banda della TM. Ma dai. Che andava in giro per tutta la città a suonare le canzoni di Natale. E tu gli potevi mandare giù i soldi, ti dicevo, mi vengono i brividi ancora. Che cosa carina. E loro si autofinanziavano in questo modo. Bellissimo. L'altra mattina ero a casa, non stavo lavorando, sento una musica fortissima di quella banda della TM. No, no, erano i bambini dell'asilo portati fuori dalle maestre che cantavano le canzoni. Non piangere, mi sta venendo da piangere, vi giuro, una roba, non farci emozionare, patati. Belle, quindi, però a questo non ci andresti. No, non ci andrei perché voi non lo sapete, ma io ho paura della banda, ma fa niente. Dettaglio. The last, band of the list, qual o forse è? Sì. Il grande evento. Ti piace Zero Calcare? Sì. Lo sapevo. Allora, alla Fabbrica del Vapore, dal 17 di dicembre fino al 23 di aprile. Abbiamo di tempo. C'è la mossa di Zero Calcare. Abbiamo tempo, ti convincerò e ci andremo insieme. Name. Ve lo dirò, la convincerò, sono sicura. No. Ho concluso. Carino, ho concluso, però vi ho sbloccato un ricordo non conosciuto negli eventi, penso. Esatto, molto utile a sentire le canzoncine di Natale. Ci hai messo un sacco di allegria. Certo che potevamo cantare una canzone di Natale. Ma fortunatamente non ci siamo preparati, lasciamo perdere, perché tra la mia e la tua voce non sono qui. Sentimi, ma avevamo concluso la scorsa settimana con una domandella. Certo, e io anche i risultati, ragazzi. Chi ha vinto? Ve lo dico subito chi ha vinto. La domanda della scorsa settimana era: ma tu preferisci il panettone o il pandoro? Secondo te chi ha vinto? Il panettone. No, ha vinto il pandoro. 55% pandoro vuol contro dire, il 45%. Vuol dire che il nostro pubblico è giovane. Esatto. Perché io con il passare del tempo adesso apprezzo il panettone. Ti stavo dicendo la stessa cosa. Oggi ho mangiato un panettone con i canditi e l'uvetta. Io quello che ho mangiato, che non si può dire, era buonissimo. Sì, ma infatti che ho sempre tolto i canditi. Invece no, è vero, quindi sono giovani, ci seguono tutti giovani. Ma quindi salutiamo tutti, auguriamo a tutti buon Natale. Buon anno. Un inizio anno pazzesco. Pensateci, esatto, quando sarete alla vostra tavola e starete giocando a Indovina Chi, okay? Scriveteci con i vostri drammi che succederanno sicuramente, dei drammi amorosi durante le vacanze di Natale. Ti lascia crisi. Vi consegno anche un fantastico film, se non l'avete mai visto, Parenti Serpenti, ecco, pezzo pazzesco italiano. Ce lo guarderemo. Ma vi salutiamo con una domandella, la domandella delle domandelle. Ma tu preferisci Babbo Natale o la Befana? Ciao!